La folle corsa di un astillo stoppata da un albero dopo aver compiuto un volo di almeno una decina di metri. È di 3 feriti il bilancio di un incidente stradale autonomo registratosi intorno alle 1:30 della notte fra sabato e domenica 21 aprile. Una Fiat Stilo di colore grigio metallizzato nell'abbordare la curva è finita fuori strada e dopo aver divelto la base della recinzione metallica provvisoria ha compiuto un volo di almeno una decina di metri. La folle corsa della Stilo si è quindi fermata in prossimità del tronco dell'albero. L'incidente è stato rilevato da una volante degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone intervenuti sul posto. Le condizioni dei 3 feriti, tutti giovani di Caltagirone, non sono gravi e non destano particolari preoccupazioni, anzi se la sono cavata con prognosi da 8 a 10 giorni. 2 dei 3 occupanti dell'asilo sono stati dimessi, ad eccezione del conducente che si trova attualmente ricoverato all'ospedale Gravina di Caltagirone, che ha riportato un trauma cranico-facciale oltre alla lussazione della spalla e la frattura dell'omero.